Start, 2, 1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Cornucopia, un gioco davvero interessante, intrigante, che ricorda moltissimo quanto abbiamo già visto magari con Stardew Valley e simili. È un gioco che è uscito oltre un anno fa, a luglio 2023, ed è attualmente alla versione 6.9. Quindi è aggiornatissimo, ha delle ottime recensioni su Steam. Adesso vi farò vedere anche lo stile grafico, che è molto particolare e configurabile. È un gioco che si pone, diciamo, l'obiettivo di innovare quello che è già stato visto con Stardew Valley, appunto, perché qui c'è un sistema di gestione del suolo, del terreno e il suo concime, e a detta, appunto, da quanto dice Steam, 66 tipi di ortaggi diversi, 15 tipi di cespugli di bacche, 22 tipi di alberi, 60 alberi da frutto. Ce ne sono veramente tantissimi, calcolando appunto che 66 ortaggi sono veramente tanti. Ci sono gli animali domestici con cui potremo combattere, con cui potremo fare delle gare e che potremo fare salire di livello. Oltre che avremo 200 ricette da esplorare con una sorta di minigioco per quanto riguarda la cucina. Ci sono tantissimi minigiochi, tantissime missioni, cioè è un gioco vastissimo e andiamo a caricare, ed è un gioco che appunto è in italiano. Mi sembrava, dalla prima volta che l'ho provato, tradotto un po' con qualche, magari ogni tanto qualche piccola disattenzione, ma vediamo, magari mi sbaglio e mi ricordo male, insomma, però vediamo. Stiamo caricando la partita, ok. Questa è la visuale, non è la visuale propriamente di base che ci viene data dal gioco, perché in pratica voi la vedete così, all'inizio è così. E con questa rotazione del personaggio un po' alla Octopath Traveler, oppure potete metterla addirittura così. A me piace così, si può zoomare, si può dezoomare e aumentare o meno il campo visivo. Molto, molto carina come cosa, forse così un po' troppo. Ok, no, un po' troppo ancora. Ok, con meno zoom. Ok, allora praticamente abbiamo la nostra casa. Vabbè, poi c'è tutta la storia con cui noi poi possiamo andare a ereditiamo, diciamo, questa fattoria che possiamo poi andare avanti, ci sono a portare avanti, costruire. E soprattutto, se guardate anche sulla pagina Steam, ci sono un sacco di personaggi con la loro immagine disegnata a mano, con cui possiamo poi avere appuntamenti e presumibilmente anche romance. Questo è il cane che abbiamo anch'esso ereditato. Ok, tenendo premuto, perché i cani e i pet in generale nel gioco ci raccolgono le risorse e ci portano regali. Sono entusiasta di ricevere questo regalo, grazie per la sua gentilezza. Poi ci si danno tutti del lei qui, poi non so se è un problema di traduzione. Comunque abbiamo il tasto dell'inventario con tutte le cose, perché abbiamo anche le bombe, perché all'inizio veniamo portati qui e lungo la strada dobbiamo piazzare delle bombe per distruggere degli ostacoli, delle rocce. Abbiamo i nostri tools con cui possiamo lavorare, possiamo ordinarle per valore. Insomma, qua abbiamo il calendario con la festa della semina, festa dei ciliegi in fiore, festival della cucina, festival del pollo, ce ne sono veramente tanti. E tenete conto che la cosa bella è che è single player, quindi questa è la mappa, dove ci mostra anche i pet e gli NPC, dove si trovano. Questo è tutto il villaggione, noi siamo qui, qua ci sono tutti gli altri e ognuno poi ha una sua caratteristica. Abbiamo i personaggi che abbiamo conosciuto finora, abbiamo i livelli delle abilità, le varie lavorative, anche l'attività bomba c'è. Se siamo dei completisti, qua avremo un sacco di roba da fare. Tra l'altro qui vedete che anche nei completisti ce ne sono tanti. La mappa, vabbè, è questa, e abbiamo poi l'artigianato con tutte le ricette. Quindi vedete che ci sono colonie di api, bidone compost, crystallizer, cioè c'è anche un minimo anche di fantasy in tutto questo. E poi abbiamo i pets che non avevo ancora. Inoltre abbiamo il libro delle abilità, l'abbiamo già visto, abbiamo il menu delle carte, che questa è un'altra cosa, che ci danno sono dei bonus in pratica. E qua abbiamo invece poi la possibilità di andare a vedere, vedete con il tab io passo da una diciamo toolbar all'altra, possiamo andare a sistemare. Quindi l'obiettivo iniziale è quello di raccogliere 12
pietre. Tra l'altro, poi vabbè, c'è la cassa, come vi dicevo, e la cassa è puramente, ma anche la grafica questa qui è Stardew Valley. Prendiamo il sinistro per leggere la posta, il cane ci parla. Amico, che ne dici di dare una mano con la ciotola dell'acqua e il vassoio per la pappa di questo bulldog? A proposito, ho messo un po' di cibo per cani in più nel capanno del tetto inclinato a est della fattoria, un posto comodo per tenere gli oggetti in eccesso. Se mi conquisterete con le deliziose leccornie dell'Arrow Store, potrei anche farvi entrare nella mia camera da letto per cani e riarredarla un po'. E non pensare di ignorarmi, potresti scoprire che la necessità della spedizione è stata trasformata nel mio bagno regale. Ok, anche spiritoso. Va bene, in pratica qua abbiamo... Ok, qua ci sono un po' di cose. Sacco di argilla, vedete? Sabbia, argilla, limo. Cioè, c'è una particolare cura. Io prendo il cibo per cani. Ah, ma l'avevo già, tra l'altro. Vabbè. Devo riempire d'acqua con l'annaffiatoio, quindi posso prenderlo e andare a riempire d'acqua. Ula. Sì, perché si può saltare. Ecco, la particolarità è anche quella. Adesso fatemi usare l'acqua. Non si può vedere. E qua non si cade giù, ovviamente. Vabbè, dobbiamo raccogliere pietra, quindi fatemi prendere il piccone. Poi andiamo a fare un giro in città, ovviamente, per giocare a questo gioco, per poterlo, diciamo, presentare in modo decente, bisognerebbe giocarlo qualche decina di ore, cosa che non posso fare, ma spero di darvi una idea almeno di base. Perché io ho anche giocato a Sunhaven, ho giocato a My Time at Porsche, ho giocato un sacco di giochi di questo tipo, e questo qui credo sia uno dei più interessanti che ho visto finora. Con questo io non dico che lo giocherò e che ci farò dei video, perché gli impegni sono sempre tanti a livello di giochi da portare, da registrare, quindi spesso non ho il tempo. Però c'è un altro gioco che mi piacerebbe provare tantissimo, che è Dinkum, che me l'avete consigliato in alcuni video, ma quello non ce l'ho, ci penserò, e almeno poi faremo magari un confronto il giorno in cui lo compro. I progetti sono utilizzati per memorizzare e ricollocare le attrezzature esterne 2D e gli arredi interni 3D. Esistono due tipi principali di progetti: gli esterni 2D, impianti di raffinazione all'aperto come forni e seghe, progetti 3D interni, arredare la casa e gli edifici. Selezioniamo un blueprint sulla barra di scelta rapida, posizionare il blueprint e destro per costruire. Ah sì? Ah, ho preso un blueprint? Probabilmente sì. Quadro da appendere al finile, qua abbiamo una fornace. Ok, io la clicco, la seleziono. Ah, non la posso mettere qua. Ok, la mettiamo qua, facciamo una zona di costruzione. Ok, piazzata. Possono essere raffinate. Ok, praticamente io posso trascinare sopra le cose. E ok, non c'è. Posso raccogliere la fornace come voglio. Ah, ok. E bisogna fare molta attenzione qua. Si trascina tutto, quindi, allora, abbiamo visto. Allora, io prendo le pietre che ho appena preso adesso. Ma scusate, se io le metto qua, le trascino. Sì, non è comodissimo, però vabbè. Non so se ci sia poi effettivamente un modo di ridurre l'interfaccia grafica. Ma non credo. Poi vabbè, se c'è, fatemi sapere. Questo qui sta raffinando. Posso aggiungo la fornace anche solo così? Sì. Ho raccolto degli blocchi. Sì, dei blocchi robusti, ok. Sì, no, aggiungi. Ah, sono già al massimo. Ok, devo raccogliere 12 tronchi. Quindi adesso torniamo alla modalità quella di là e tagliamo i tronchi. Finisce anche la nostra energia, eh? C'è una posta per noi. Ho trovato questa fantastica palla perfetta per divertirci insieme. Potrebbe essere utile per colpire uno scheletro nelle miniere. Puoi forse insegnarmi dei trucchi, ok. Allora, ascolta, io adesso ti do della pappa. Io trascino, gliela butto lì. No. Usare l'annaffiatoio. Aggiungere cibo per cani, l'ho aggiunto. L'annaffiatoio. Ok, gli ho riempito l'acqua, ok. Non so questa immagine qui. Comunque, left control, attrezzo speciale. Non so cosa intendi, però... Left control. Oh, vabbè, continuiamo con i tronchi. Graficamente carinissimo, dal mio punto di vista. Abilità, lascia speciale, pronta. Ah, ok! Ok, si carica questa barra, che non so ancora dove sia...
E praticamente, a parte che l'accetta si rompe, credo. No, non si rompe, ma sale la barra. Ok, ok, capito. Ma sono pieno? No, direi di no. Non mi pare di essere pieno. Ma perché io non riesco a capire. Ho queste cose qui, ma ho anche queste. Ah, sono diverse pagine. No, si scorre. Ok, sta solo scorrendo. Ok. Allora, noi continuiamo con questa meccanica qui, dove noi tagliamo. Il logging è salito a livello 1. Puoi piantare alberelli d'abete rosso, anche di frassino. E posso creare la sega. Ok. Adesso è salita, credo al massimo. Credo di poterla usare adesso. No, forse non ancora. Manca ancora un zic. Abilità speciale pronta. Ok, 12 tronchi. Vediamo adesso qui se riesco a fare un colpo. Ok. Con un colpo solo. 10 tronchi, 11 tronchi. E facciamo il 12esimo e completiamo anche questa quest. Poi facciamo un giro perché volevo... Dove mettiamo quella sega? Questo cos'è? Congratulazioni, sei il nuovo premio. Albero da frutto misterioso, delizia dello chef, tipo cibo cucinato a caso o alberi misteriosi. No, facciamo albero da frutto misterioso. Il gelso. Ok, posso fare in qualche modo... Allora, abbiamo la sega. No, non la voglio lì. Scusate, la voglio qui. Ok, e se io adesso prendo i tronchi? Scusate, premo I. È un po' scomodo il menu, dico la verità. Dove ho messo i tronchi? Eccoli qua. Li metto qua così almeno me li divido bene. Allora adesso se io clicco qui, metto, aggiungo a sega, ok. Ok, e me li taglia. Perfetto. Ah, posso aggiungere anche alla fornace? E creo carbone allora probabilmente. Vabbè. Ho preso il legname, sosteniamo quel bidone, fissare il contenitore della spedizione, ok, ce lo fa riparare, è tutto guidatissimo all'inizio, quindi bisogna sistemare questo affare qui. Blocchi 1, legname 1, quindi legname 1, ok, abbiamo messo, blocchi 1, e il blocco? Blocco de che? Ah, ok, era il... ok. Hai riparato, ok, praticamente qui si può vendere la roba, posso vendere dei blocchi, ho preso anche questo, pacchetto di carte vinci, e qui sono, andiamo a vedere i minigiochi. F per aprire e scoprire cosa c'è dentro, carte vinci ricevuto, ok, e quindi? Lancio della palla, ah ok, allora fatemela mettere qua la palla, che almeno sappiamo cosa devo fare. Lancio della palla, dov'è il carte vinci che ho vinto? Pacchetto di carte. Quadro da appena alla fine, poi ci pensiamo. Pacchetto di carte. Mettiamo lì. Bomba stellare. Quarzo grezzo. C'è troppa roba. Pacchetto di carte, che abbiamo già visto. Canna da pesca. Che è sotto là. No, ho vinto il gratta vinci. Forse menu delle carte. Ok, abbiamo le carte. F consumare il gratta vinci. Ok. Ok, e vedete, questo è uno dei 1000 minigiochi. Si può fare anche in automatico. Credo bisogna trovare questo qui. Che abbiamo trovato? No. 3 di lapislazzuli. Abbiamo fatto, no? Credo sia tutto fatto. Vabbè. Ok. Va bene. Abbiamo provato anche questa cosa. Allora, se volessi vendere la salgemma... Vendo la salgemma. Ok, e col passare del giorno verrà venduta. Dobbiamo fare la palla. Dobbiamo giocare con la palla. Quindi prendo la palla e la lancio. Eccolo. Cioè, praticamente così facciamo livellare il cane. Che poi potrà darci una mano nelle varie cose. Graficamente è veramente meraviglioso comunque. Anche il fatto di avere quegli alberi lì in lontananza e sono lì non dà fastidio, ma noi vogliamo adibire questa zona. Tagliamo l'albero. Ok. Abbiamo anche l'energia che sta scendendo. Siamo più o meno a un quarto di quello che avevamo.
Ok, c'è la possibilità anche di pescare. Vediamo anche la pesca come funziona. Non usare l'esca. Ah, ok. Drop zone. Ma pensa a te. Che spettacolo, praticamente è un minigioco unico questo gioco qua. Dovremmo prendere il tesoro in fondo, ma non lo prendiamo. Ah, ne possiamo giocare un altro. Ok. Ah, un altro ancora. Ho catturato Simos. Sì, questo è un po' eccessivo secondo me, perché si poteva anche fare una pesca normalissima qui. Quello lì è il mezzo con cui siamo arrivati, che ci hanno portato qua. E adesso siamo tecnicamente... Abbiamo lasciato Mung lì. E sono qua. E tra poco c'è Stanley. Vi faccio vedere. Scusa, sia questo. Questo è Stanley. Ho colpito, non volevo. Non volevo colpirlo. Non mi parla Stanley. L'ho colpito. Eccolo, deve venire già a cercarmi lui. Vedete? Sono disegnati tutti così. Oh cielo, oh cielo, oh cielo. Ho smarrito un pacco essenziale. Qualche idea su dove possa essere? Accidenti, devo averlo lasciato intorno a Sizzling Square. Devo percorrere i miei passi se voglio avere... Mi aiuterai? E vedete qua potete scegliere. Sì, felici da tirare. È il gioco dove siamo tutti amici. Allora, il pacco è qua. Ce lo facevo vedere già prima, però andiamo. Beh. C'è uno che mi fa foto qua. Scusi. La tua guida fidata. Va bene, arrivederci. Siamo qui, dobbiamo andare su alla prossima. Cos'è questo? È una scalata. Ma sì, siamo su. Sì, poi dovremo finire anche il tutorial di là in casa, ma il pacco scusate. Il pacco dovrebbe essere da queste parti. Non lo vedo. Vuoi dire che era sotto? Perché qua in alto abbiamo qualcosa. Là. Ok, no, hanno spedito adesso. La mia spedizione è stata venduta adesso, quindi non avviene di notte. Ok, eccolo qua il pacco. Evviva, avete localizzato il pacco, stavo iniziando ad andare nel panico. Accidenti, se avessi inventato altri motivi per questo ritardo, mi avrei infilzato. Sì, vabbè, va bene, dai. Sempre felice di dare una mano. Ti devo un favore. Sì, ma tanto io adesso sto facendo il video, me ne frega niente. Te lo consegnerai poi tu. Non so neanche chi devo consegnarlo perché non ho letto. Richard. No, vabbè. Consegna il pacco alla villa di Cliffside. Dov'è Cliffside? Residenza del campanile, sala giochi, ippodromo, quindi ecco, sappiate, casa sull'albero in vendita, cioè guardate quanta roba c'è, giusto per farvi un'idea, vabbè io me ne frego, voglio tornare a casa e me ne tornerò a casa. E no, voglio vedere come va avanti la giornata. Il gioco è... Vi dico, molto più intrigante di Sanhaven. Se vi era piaciuto quello, questo sicuramente vi piacerà ancora di più. Chiudo le missioni perché sono un po' fastidioso vederla così. Salve. E lui gira col pet, che è il pulcino. Posso andare giù? No? Vabbè, ma andiamo a casa, dai. Tanto non voglio spoilerarvi tutto. Si può saltare anche qua sopra? Da una certa verticalità. E questo? Apertura forziere del tesoro.
un progetto, balla di fieno rotonda, 226 soldi e un cristallo. Ok, perché ci sono cristalli, c'è anche un po', come vi dicevo, componente magica. Allora, posizioniamo la balla di fieno. No? Ah no, arredamento. Ok, andiamo dentro. Vediamo se mi fa mettere la balla di fieno. No, mi sa che serve il fienile. Però c'era questo, un quadro. Non è il fienile, ovviamente. Raccogliere scatole di cereali. Ah, no, è tutta decorazione, ok. Niente, andiamo a dormire. No. È un po' veramente scomodo l'inventario così. Comunque. Click per dormire, ok. Sleep and save, ok? Perché c'è la cicogna col bambino? Cosa mi state dicendo che si può fare qui? Vabbè, allora, comincia una nuova giornata. Ah, posso accendere e spegnere la luce. Aprire il frigorifero, ma non abbiamo dentro niente. Tra l'altro, meteo soleggiato, non vedo fa... Ah, probabilmente sì, la fame. Il mangiare ci ripristina l'energia. Quella era una bomba comunque, per chi se lo stesse chiedendo, e l'ho fatta partire per sbaglio. L'inventario bisogna proprio veramente piazzarsi bene tutto. Comunque io farei questa cosa, l'ultima fibra vegetale con la falce, perché questo giardino qui sicuramente va sistemato e coltivato come si deve, perché non si può vedere un giardino così andato. E la cosa bella di questi giochi è anche vedere come si trasforma l'ambiente dopo il nostro intervento. Comunque, ho raccolto abbastanza fibre, contenitore del compost. Ok, posizionare il bidone del compost. Ok, adesso sarebbe da capire dove l'ha messo. Ok, bidone del compost lo possiamo mettere qua, ma io lo metterei qui, vicino al campo, che magari... Processo... 4 fibre vegetali, quindi mettiamo le fibre vegetali che non so dove siano. Aspetta un secondo. Questo lo posso piantare, sì, non sul terreno, posso mettere non sulla sabbia. Il gelso che avevamo sbloccato prima lo metto qui. Qui ci possiamo fare qualcosa, sì. Questo è il fienile. Accoppiamento, metti insieme un animale maschio e una femmina, dare da mangiare le noci. Dai loro delle noci e aiutare a fare un bambino. Ah, le ghiande. È come le carote su Minecraft. Va bene, intanto allora possiamo mettere la balla di fieno rotonda, sì. Non si può? No? Non piace? Vabbè, niente, non mi piace neanche questo. Vabbè, abbiamo scoperto una nuova cosa in modo del tutto involontario. Bisogna mettere fibre vegetali, quindi premo la I e vado a vedere. Fibre vegetali sono qua. Allora prendo queste, ne metto 4 come mi chiede. Quindi 4, ok. Sì, le sta processando credo, ma è già finito. Primo lotto di compost è pronto a partire. Quindi praticamente... Tutorial sulla coltivazione, prendiamo la zappa, che è questa, e iniziamo. Aspettate un secondo che prima voglio... Mi dà proprio fastidio vederlo sto coso. Allora, intanto ho fatto qualcosa. Ma cosa ho trovato? Scusa, ma... Ma cos'è? No, ma... Beh. Non so, devo usare questa? Piccolo verme del sangue. Non so cosa sto facendo. Vabbè, continuiamo a coltivare. 1, 2, 1. Ok. Diversi tipi di terriccio hanno caratteristiche speciali come l'azoto, il potassio e il fosforo. Questo determina la crescita dei vostri ortaggi. L'ultima volta che ho visto una cosa del genere era Cattle and Crops, gioco che è bellissimo ma fallito purtroppo.
Quindi usate molto compost per aumentare quel parametro lì. Ok, utilizzare il compost su un terreno lavorato. Quindi noi abbiamo preso il compost che non so dove sia. Dove l'ho messo il compost? Pacchetto di carte. Il compost è una delle ultime cose che abbiamo preso. Ma non mi dà un'immagine. No. Semifibrosi. E lo cercheremo allora. Verme. Questi qui è l'ultima cosa che abbiamo preso. Semi di radice selvatica. Frassino. Quadro da appendere al fienile. No. Sacchetto di carte, cibo, sacchetto di sabbia, pesantissimo la descrizione. Questo qui. Vabbè, congratulazioni, compost misterioso. Dai, dammi il compost. Ah, è questo qua. Il compost è questo, vermi compost. E poi mi ha dato questo. Vedete che dà dei parametri diversi uno o l'altro. Io adesso uso questo e lo uso qua. Ok. Piantate i semi, usate la zappa, ok, quindi piantiamo i semi di che? Vabbè, aspettate che uso anche il compost su questo e uso il compost su quello misterioso qui e andrei avanti un filino a fare altri, dato che devo metterne 5. Zappa. Tanto i vermi mi serviranno sicuramente. Sì, beh, mi sta aumentando anche la mia competenza. Semi di radice selvatica, mettiamo queste, dai. Posso? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, innaffia il terreno. Quindi l'innaffiatoio mi sa che nasce già pieno. Quindi lo bagniamo. Ok, pronto per la crescita. Coltivare e raccogliere ortaggi. Ok, ma non ho capito cos'è questo. Cioè... Ah, ok, adesso l'ho pulito. Sì, è comunque brutto il... Ok, tutta la roba che sta si sta depositando qua. Comunque, abbiamo fatto dell'altro compost. Molto bene, molto, molto, molto bene. È arrivata apposta. Rufus, questo è il tizio che ci ha portato qui. Lato destro dello schermo. Ok. Ci ha trovato qualcosa, ce lo regala, non vedo l'ora di vedere. Ah, ok, per un festival. Tieni duro, Rufus. Passate questi fischietti per animali smarriti. Se dovesse smarrire il loro animale domestico, ok. E quindi? Al secondo piano della sala giochi ci sono dei distributori automatici che vendono ogni genere di cose. La mia piccola attività secondaria. Quello è losco, loschissimo. Gratta e vinci. Va bene. La cosa che non ho capito del gratta e vinci è se ce li dà subito i premi o dobbiamo andare a ritirarli. Alberi misteriosi, rapida, crescita rapida dei vegetali. Ok, le piante sono cresciute. Le piante quali? Non queste, sicuro. Pozione del tesoro. Ok, ma magari non lì. Perché ci dà i premi per i passaggi di livello. Ammasso raro e 230 soldi. Ok, abbiamo fatto questa cosa. Buono del costruttore. Non so cosa serva il buono del costruttore, ma lo cerchiamo. Ho già riempito l'inventario, eccolo qua. Carte di valore permettono una certa quantità di lavoro. Posso usarla? No. Boh, ci sono tante cose misteriose che ancora ignoro di questo gioco. Gli do in regalo un qualcosa. Lo conserverò con cura. Gli ho regalato non so cosa, ma lui è molto bravo. È molto simpatico e quindi gli diamo altra pappa in modo che poi possa mangiare. Gli do anche l'acqua, così è contento. Ah, la cuccia è chiusa, perché sennò si potrebbe entrare anche lì, come diceva prima, a farci vedere. Questo invece è solo un deposito dove abbiamo diverse cose, carte missioni, e non ho ancora capito proprio bene tutto, però insomma questo è sicuramente un buon inizio. Per un bel titolo uscito già da un anno, ricco di funzioni hanno aggiunto. Pensate, c'è stato un mega aggiornamento dove l'hanno reso iper compatibile con i joypad. Quindi
insomma, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo Cornucopia. Cornucopia è il paese dove ci troviamo ora. Abbiamo anche un altro capanno degli attrezzi anche qui, che non so cosa serva. Ok. Ostel. Ok, assolutamente delizioso. Il tocco di una donna può davvero fare miracoli. Grande sorpresa, rimanere a bocca aperta finché abbiamo una grande sorpresa. Una delle nostre galline ha recentemente avuto un pulcino e abbiamo pensato a te. Ma com'è umano lei? Devo dargli da mangiare, fantastico. Va bene, datemi anche un pulcino. Sì, grazie. Il prossimo magari arrivate e mi regalate 150 lama da mantenere. Vedete qua potete dargli il nome, è un gioco veramente, veramente figo, tanto figo. Sembra di avere un Tamagotchi adesso. Ma anche se non mi segui ogni due... Non seguirmi più, basta, mollami! Scusa, se io clicco su di te mi molli? Oh, cliccando smette di seguire. Ok, non mi sentirò in colpa a lasciarti lì. Ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo Cornucopia. Per me, 20 euro è il prezzo reale, vale assolutamente, calcolando che in previsione futura il gioco migliorerà e verrà ancora ingrandito, non so quanto, ma sicuramente verrà fatto. Fatemi sapere qua sotto nei commenti e alla prossima. Ciao ciao!